Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza. Siamo collegati telefonicamente con il dottor Paolo Campana, che è responsabile per la Confindustria del progetto Start Impresa. Benvenuto, dottor Campana. Grazie, grazie mille e benvenuti a tutti quelli che ci ascoltano. Ecco, Start Impresa è un'iniziativa che Confindustria ormai, insomma, porta avanti da diversi anni. Ci vuole dire quali sono intanto, come dire, i requisiti per poter partecipare quest'anno? Certamente. Allora, Start Impresa quest'anno è alla sua 13ª edizione, quindi abbiamo una lunga storia alle spalle. I requisiti sono molto molto semplici, basta essere maggiorenni ed avere un'idea imprenditoriale. Che cosa facciamo noi Start Impresa? Accompagniamo in maniera del tutto gratuita con un corso che va da settembre a dicembre di ogni anno, chiunque abbia un'idea imprenditoriale ma non abbia le competenze per portarla avanti e farla diventare una cosa concreta. Il corso, come dicevo, è completamente gratuito ed è basato sul filo conduttore della preparazione di un business plan, cioè di un documento in cui ognuno cercherà, sulla base delle informazioni e delle competenze che gli vengono assegnate durante il corso, avrà la possibilità di verificare se la sua idea imprenditoriale è un'idea che ha le gambe per camminare, come si suol dire, oppure è un'idea di meglio metterla da parte perché non sarebbe in nessun modo redditizia. Ecco, chi volesse eventualmente partecipare, cosa deve fare? Ah, è semplicissimo. Questa persona che vuole partecipare va sul sito di Confindustria, che è di Pescara, cerca Start Impresa, la parola Start Impresa, anzi le due parole Start Impresa, e lì c'è un modulo in cui ci si scrive in maniera molto semplice, dando nome, cognome e idea imprenditoriale che si vuole portare avanti. Le Ecco. iscrizioni sono aperte fino al 1º settembre di questo anno e poi il giorno 8 settembre invece ci sarà una presentazione di tutti gli iscritti, che si presenteranno come persone e anche come idea imprenditoriale che loro vogliono portare avanti. Ecco, per quella che è stata l'esperienza in questi anni, lei diceva che siamo alla 13ª edizione, se non vado errato. Insomma, qual è stato il vantaggio maggiore che deriva proprio per Confindustria dall'aver, come dire, portato avanti questa iniziativa? Allora, le do un numero che da solo parla. In queste 13 edizioni ci sono state più di 110 idee imprenditoriali che sono diventate una realtà imprenditoriale, alcune di dimensioni piccole e qualcuna anche di dimensioni medio grandi. Quindi questo già dà un'idea di che cosa significa partecipare a questo corso. Dopodiché, in maniera un po' più singolare, diciamo così, relativamente a ciascun corso, ci sono dei premi che vengono dati. Il primo premio a chi vince è un premio di 2000 euro diciamo, in contanti per iniziare. Certo, non è una grande cifra, ma per iniziare a fare le prime cose può essere già un incentivo significativo e soprattutto. Tra gli altri premi c'è la possibilità per tutti i finalisti di questo percorso di formazione, quello di parlare e presentare il proprio progetto a società quali Invitalia e Fira, che sono società che per definizione e per struttura finanziano i progetti. Per cui c'è la possibilità di presentare i propri progetti a queste due strutture
Se il progetto è considerato interessante e pieno di futuro, anche avere dei finanziamenti. Ecco, Campana, lei è anche amministratore delegato di un'azienda che si occupa di informatica, di Certo. sicurezza informatica. Sì. Da imprenditore ha visto anche in questi anni, ecco, crescere la consapevolezza da parte delle imprese proprio circa la necessità di una formazione, sia del personale sia degli imprenditori stessi? Ma direi che il discorso della formazione è un discorso assolutamente fondamentale oggi. Noi siamo alla ricerca, vorrei usare un aggettivo, disperata ricerca di persone con competenze che non riusciamo a trovare. Quindi noi ormai ci siamo, diciamo, focalizzati sul fatto che le persone ce le formiamo all'interno perché il mercato non ce le offre più già formate. Quindi da questo si capisce quanto sia importante, quanto sia fondamentale la formazione. Noi ci rivolgiamo in particolare ai giovani, facciamo delle accademie, facciamo dei corsi di tirocinio perché abbiamo bisogno di persone, soprattutto nell'ambito informatico. Ma anche l'imprenditore di oggi rispetto a quello di un tempo è più formato, c'è una formazione proprio per fare l'imprenditore. Necessariamente sì, perché la competizione diventa sempre più complessa, sempre più complicata, e i concorrenti a loro volta sono sempre più competenti e quindi è inesorabile che anche l'imprenditore giovane sappia che non è più come un tempo in cui basta arrangiare qualche cosa e si riusciva ad andare avanti. Oggi viene buttato via fuori dal mercato immediatamente se non sei competente. E quindi ben vengano iniziative appunto come la vostra che vanno proprio in questa Esattamente, direzione. esattamente, esattamente. Grazie davvero, dottor Campana, per essere stato con noi e a risentirci a presto. Grazie mille e un augurio a tutti quelli che vorranno partecipare. Ricordatevi, ultima data utile, 1° settembre 2023. E con questo augurio, al quale ci uniamo anche noi, da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza, a risentirci.